Arteven, in collaborazione con Regione del Veneto e MIBACT, presenta Radio Veneto Dramma, trasmissioni d'autore, direzione artistica di Giancarlo Marinelli. Matricola zero, accompagnata da Archi Moderni Veneti, legge I Piccoli Maestri di Luigi Meneghello. Io entrai nella malga e la Simonetta mi venne dietro. Dava sempre l'impressione di venir dietro, come una cucciola. Aveva i capelli un po' arruffati, era senza rossetto, ma bella e fresca. La guerra era finita da qualche settimana. Il malgaro ci diede latte nella ciotola di legno e lo bevemmo a turno. Poi lui disse: «Ho sentito sparare». «Sono venuto a ripigliarmi questo qui», dissi. Portavo il parabello in spalla e l'avevo provato nel bosco. Funzionava perfettamente. «Siamo sotto il colombara con la tenda», dissi. «Sono 3 giorni che siamo qui». Lui domandò se eravamo fratelli.
e la Simonetta disse di no. Quando andammo fuori, lui mi chiamò da parte e mi disse a mezza voce: «Tu hai un fiore». Aveva l'aria di dire che avrebbe preferito averlo lui, ma che almeno cercassi di esserne degno. Eravamo in una tendina celeste. La notte venivano regolarmente i temporali e la tenda, a ogni lampo, si illuminava di una luce fluorescente. Lasciava filtrare la luce come un velo e altrettanto l'acqua. Il resto dell'acqua arrivava per di sotto. Passavamo le notti seduti sui sacchi, fianco a fianco, con le ginocchia rialzate e le braccia attorno alle gambe. Ciascuno le sue, si intende. Io le mie e la Simonetta le sue. Pioveva forte, a sventagliate, e il tessuto della tenda rimandava all'interno un controspruzzo vaporizzato. Anziché parare la pioggia, questa tendina celeste serviva a captarla e a iniettarcela addosso. La Simonetta aveva un gran sonno. Ai lampi la vedevo al mio fianco con gli occhi chiusi e le labbra imbronciate, bagnata come un sorcio e spiritualmente assente. Eccomi qua, con questo fiore, pensavo, in questa sede irrigua. Stranamente non ero arrabbiato. La notte e la pioggia non erano ostili. C'era un groppo che si scioglieva. Sì, pensavo, la Simonetta è un po' insonnolita, il posto è umido, il pan biscotto che masticavo di furia, frollo e fangoso. Non importa. Si potrebbe vivere anche così, postulata una grotta piena di pan biscotto. Siamo vivi. Mi venne un soprassalto di quella forma di energia che chiamiamo gioia. Misi giù i piedi nell'acqua corrente, puntellai la Simonetta col mio sacco e uscii diguazzando col parabello in mano. Fuori c'erano i cespugli dei mughi, groppi di roccia, alberature di pini. Si udivano sparare i tuoni con scrosci magnifici. I lampi erano continui. E mi misi a sparare anch'io e a gridare, ma non si sentiva niente in quel fracasso. Spargevo raffiche in aria, facevo piccoli lampi blu di forma allungata, giallastri agli orli. Stentavo a riconoscere gli scoppi e invece mi pareva di distinguere lo scricchiolio dei rami di pino sventagliati, un rumorino minuto, isolato dal resto. È una grande soddisfazione sparare di pieno, ostinata. Quando tornai nella tenda e mi ripresi la Simonetta contro la spalla, lei si svegliò e disse: «Non si può neanche dormire con questi tuoni». Poi si riaddormentò subito. In questo modo finì la guerra per me, perché fu proprio in quel punto che la sentii finire. Così io, tutto bagnato, con la Simonetta precariamente al mio fianco, entrai nella pace. La banda non c'era più, perché c'è la guerra per bande, ma la pace per bande, no. Thank you.
L'armistizio venne sotto forma di urlo verso sera. Noi stavamo seduti davanti alle tende con le mani incrociate sulla pancia. Un alpino attraversò il campo di corsa, inciampando sugli sterpi, tirando calci a quel che capitava, gavette, armi. Faceva un urlo come uno che lo vogliono scannare e scappa via, già spuggiato dai coltelli. Si sentiva che diceva «Leffinia!» Credeva che fosse finita. È strano che non mi ricordi più come apprendessimo invece la caduta del regime. Eppure dovrebbe essere un ricordo base. Invece, niente. La Naya è un isolante potentissimo. Eravamo impacchettati tra sergenti, divise, otturatori, serpi. E quello che accadeva fuori dai nostri imballaggi, credevamo per inerzia che continuasse ad essere di supremo interesse, e invece era come leggere su vecchi giornali le notizie di un altro decennio. Spero che anche altri fossero disorientati in Italia a questa vigliaccata che faceva il regime di uscire dal ring senza neanche aspettare, non dico il primo pugno, ma almeno che qualcuno si infilasse i guantoni. Certo, noi eravamo disorientati. Il regime si squagliava come i rifiuti superficiali di un letamaio sotto l'acquazzone. E ciò che contava era la confusione in cui restavamo, la guerra, gli alleati nemici, i nemici alleati. Io e Lelio andammo alla bibliotechina di Tarquinia a cambiare libri. C'era un ritratto del re imperatore sul muro. A sinistra, un ritratto di D'Annunzio. Dall'altra parte, un riquadro sbiancato, nel posto dove c'era stato il duce. Lelio montò su una sedia, tirò giù il re imperatore e lo appoggiò al muro, per terra. Poi allungò le mani per prendere D'Annunzio. La signora bibliotecaria arrossì violentemente e disse: «No, perbacco, quello no. Quello è D'Annunzio!» E Lelio disse: «Appunto!» E lo mise al muro, vicino al suo re. La bibliotecaria stava per mettersi a piangere, mormorava: «Ma è il poeta della terza Italia!» O quarta che fosse. Ma noi, inflessibilmente, li passammo tutti e due per le scarpe. Lelio si mise a guardare il crocefisso, che era restato solo, sopra ai tre riquadri sbiancati. La bibliotecaria si sbiancò anche lei. Dopo un po', Lelio distolse lo sguardo dal crocefisso. La bibliotecaria ridiventò rossa e ci cambiò i libri. 8 settembre vuol dire 9 o anche 10. Le istruzioni erano di guastare e rompere le armi, ciascun reparto per conto suo. Sotto l'occhio dei sergenti si prende il fucile 91 per la canna, si sceglie una grossa pietra e si mena una botta a tutta forza. Il calcio si scheccia, ma il fucile c'è ancora, in buono stato. Salvo la scheggiatura sul calcio. Riprovare allora, a botte furibonde, anarchiche, gridando scompostamente «Savoia!» ad ogni botta. Facevamo un cerchio e tutti spaccavano. Spacca, spacca, spacca. Si sentiva che la cosa era sbagliata. Pure la soddisfazione era enorme. Peccato che da pestare coi calci dei lunghi fucili avessimo solo gli onesti macigni. La compagnia si scioglie con le dovute cerimonie. Ecco gli ultimi minuti, gli ultimi secondi. Finisce tra i fiumi di queste curiose lacrime, la Naya. È finita. Tutto un tratto si è in mezzo a un gruppo di gente che un momento fa era la compagnia. Liberi. Gli ex ufficiali si asciugano la faccia. L'esercito italiano va a casa. Per di qua, alpini! Per di là! Il popolo italiano difendeva il suo esercito, visto che s'era dimenticato di difendersi da sé. Non volevano saperne che glielo portassero via. Alla stazione di Vicenza fummo afferrati e passati praticamente di mano in mano finché fummo al sicuro. Le donne pareva che volessero coprirci con le sottane. Qualcuna più o meno provò. Lelio andò a casa. Io presi la strada del mio paese. «A casa mia c'è una Steyr», dissi a Lelio. «Tu cambiati e vieni su». Con la Steyr in tasca andammo su per Montepian,
a cercare un posto adatto. Adatto a far cosa? Era ancora tutto vago. Lelio ed io avevamo una mezza idea di dover metterci noi due soli a fare i ribelli. Non avevamo pensato seriamente al problema di chi altro potesse interessarsi. Fummo presi in contropiede. Il mio paese era pieno di gente come noi. Era irriconoscibile il mio paese. A ogni ora arrivavano soldati dai quattro cantoni dell'orizzonte e tutti si cercavano noi, volevano fare qualcosa, organizzarsi. Ci riunimmo all'aperto, tra le piante, alla fontanella, dietro il santuario di Santa Libera. Venne, si può dire, tutta la gioventù del paese, dalle ultimissime leve a quella parte veneranda, quasi canuta, della gioventù del paese che era partita 10, 11, 12 anni prima. Sedevano lì attorno, mescolati con gli altri, i veterani del 1911, i mostri del 1912, le classi grottesche. Me li ricordavo come personaggi di quando ero bambino. Poi erano restati solo i loro nomi e quelli dei paesi dove li mandavano. Ora erano qui, calmi, incredibili, disposti ad associarsi con noi. Mi veniva una specie di smania euforica, pestavo i piedi per sfogare la fretta di cominciare, di far presto. C'erano popolani e borghesi, militari e civili, c'erano studentini giovani, c'erano riformati, commercianti, qualche storpio, gente di chiesa, ladri, maestri, c'erano tutti. Mi vergognavo un po' di trovarmi a parlare troppo spesso, come sdottorando, e tutti che mi ascoltavano. Parlavo fitto e pulito, come un libro stampato. I libri stampati bisognerebbe bruciarli tutti, pensavo. E quelli che li sanno a memoria, bruciarli anche loro. Questo però non glielo dicevo mica. Non si sa mai. Fatto sta che avvertivo il disagio di sentirmi giudicato idoneo a dirigere perché capace di parlare. Parlare mi era facile. Bastava aprire la bocca e venivano fuori idee, iniziative, programmi e una volta veniti fuori parevano autorevoli. È un bel vantaggio l'educazione umanistica. Chi sa parlare comanda. Ma io ce l'avevo con questa educazione umanistica. Me ne aveva fatte di sporche. Non volevo comandare, però parlavo. Dicevo, non fatevi influenzare da nessuno e tantomeno da me. Fate quello che vi pare giusto. E tutti dicevano, bravo Ostia, facciamo come dice lui. In tutta la provincia avvenivano le stesse cose, come al mio paese. La gente si radunava, si contava, nascondeva le armi. Reduci e sbandati fraternizzavano coi nuovi renitenti. Le famiglie incoraggiavano, i preti con qualche cautela davano il benestare. Oddio, ce n'era qualcuno che diceva «Io veramente vorrei vedere l'ordinanza scritta dal re». Ma c'era anche un sacco di brava gente. C'era un moto generale di rivolta, un no radicale, veramente spazientito. Ce l'avevamo contro la guerra e implicitamente e confusamente contro il sistema che prima l'aveva voluta cominciare e poi l'aveva grottescamente perduta per forfè. Ma c'era un po' di antifascismo esplicito e tecnico, non molto. Un po' di rabbia verso i tedeschi spaccatutto, un po' di patriottismo popolare e una bella dose dell'eterno particolare italiano, gli interessi locali, parrocchiali. La frase più comune era salvare il paese dalle presumibili vendette dei tedeschi in ritirata. Naturalmente c'era ancora un'area di ritirata imminente, di fine in vista. E si parlava di darsi una mano gli uni con gli altri, tra paesani, come si fa in una calamità naturale. Ma l'anima di questi tropismi era nell'idea di doversi arrangiare da sé, perché si sentiva che tutto era andato in un fascio, sia il fascio che il resto. E così qualunque iniziativa, anche la più moderata, conteneva un germe di ribellione e questi germi fiorivano a vista d'occhio. Gli istituti non c'erano più, li avremmo potuti rifare da noi, di sana pianta, era ora. Dappertutto, almeno da noi nel Vicentino,
si sentiva muoversi la stessa corrente di sentimento collettivo. Era l'esperienza di un vero moto popolare ed era inebriante. Si avvertiva la strapotenza delle cose che partono dal basso, le cose spontanee. Si provava il calore, la sicurezza di trovarsi immersi in questa onda della volontà generale. «Ma guarda un po'», dicevamo con Lelio, «vien fuori che c'è per davvero la volontà popolare». Pensavamo a quella delle scritte murali, perché quando una cosa si vedeva scritta sui muri, segno che non esisteva. E così noi prendevamo per scontato che la volontà dell'Italia non esiste. Invece, ora, era saltata fuori. E c'eravamo in mezzo. Volevamo agire e avendo visto la povertà e la penuria in cui viveva la popolazione delle valli, una notte andammo in 8 o 10 con un camion a rubare formaggio in una grossa latteria per darlo al popolo. Entrammo in 4 per un finestrino, spinti da sotto, cappottando nello spazio buio odoroso di latte. Io ero il secondo e quando arrivai giù trovai a tastoni i piedi ai polpacci del primo. Con la pila da latrocini vidi che si era rovesciato dentro a un calderone di panna e la stava mangiando. Degli altri 2 in arrivo, uno si calò anche lui spontaneamente nel calderone allo stesso modo del primo. L'altro, studente di farmacia, non si calò. L'ambiente era spazioso, pulito, ordinato. Inducemmo i nostri compagni a decapovolgersi ed esplorammo il regno lattescente. Un bel pavimento di mattonelle rosse, grandi tavoli di legno dolce, calderoni, pignattoni. Era un meraviglioso paese del latte e l'avevamo sorpreso nel sonno. Una porta dava nell'immensa provincia dei formaggi. Andammo ad aprire gli altri che intanto avevano spinto il camion davanti alla porta e cominciò il Saturnale. Mi parve giusto lasciarlo avviare, poi mi misi a tentare di frenarlo coi calci e alla fine si modificò da sé. Si evolse in un trasporto dei formaggi, ma con un gran senso di eccesso e di sperpero. L'abbondanza ci travolse. D'improvviso, non solo c'era materia di azione, ce n'era troppa. Mi sentivo quasi affondato in un grande mare dei sargassi. Mi pareva che i grossi formaggi trasportati con forza, branditi sopra le teste, palleggiati, mi ondeggiassero attorno, ora più alti dei miei occhi, ora più bassi, come relitti di un naufragio in un mare mosso. Agimmo forse per mezz'ora. Alla fine avevamo caricato una 15 di quintali di belle forme tonde, sode e odorose. Ripartimmo nella notte. Intendevamo, come ho detto, non di tenercelo noi il formaggio, solo di assaggiarlo e poi distribuirlo. Questa parte del piano la mettemmo ugualmente in atto. Andammo in giro a regalare formaggio al popolo del Lagordino, in nome del popolo italiano. Come quest'ultimo apprezzasse il gesto, non saprei. Ma anche il popolo del Lagordino aveva un po' il dente levato, non per l'origine dei formaggi, ma per le possibili conseguenze. Non dicevano di no ai nostri doni, ma non parevano disposti a mangiarli.
La denutrizione è una strana consigliera. Noi pretendevamo che li inaugurassero subito e in qualche casa glieli tagliammo noi stessi, un po' teatralmente, con le baionette, porgendo cordialmente le fette. Con le baionette in pugno, spettinati e stravolti, non sembravamo gente da prendere sotto gamba. Gli adulti si mettevano a staccare bocconi, mentre i bambini approfittavano per ingozzarsi in fretta e presto si intasavano diventando paonazzi. Insomma, questa nostra operazione non andò bene. Quando poi, una bella mattina, le truppe del Terzo Reich, in assetto di rastrellamento, si presentarono agli sbocchi delle valli e cominciarono ordinatamente a visitare le case, poi a bruciarle per ricordo. Ma non cercavano i formaggi, cercavano noi. I montanari, per prudenza, scacciarono di casa i formaggi, bastava una spintarella, e con un po' di rimpianto, spero. In quella parte d'Italia, le valli hanno lunghi pendii erbosi, molto inclinati. Mi è stato detto che si vedevano i formaggi rotolare verso il fondovalle, saltando le masiere, e a un certo punto pareva che da ogni casa venissero giù formaggi. Forse i tedeschi credettero ad una nuova forma di resistenza popolare e il loro cuore di guerrieri vacillò per un attimo. Cammina e cammina sui monti scabri a nord di Asiago. Spunta il giorno e schiarisce dossi e pianori. Su un pianoro schiarito trovammo il primo vero reparto di montagna. Erano asiaghesi. Dovevamo far capo a loro fino al momento di metterci in proprio, con gli amici attesi da Belluno e con altri compagni nostri in arrivo dalla pianura. Alcuni si radevano seduti davanti alle tende. Alcuni smontavano o rimontavano armi. Ah, le armi erano entusiasmanti. C'era un'abbondanza di piccoli Sten. Ce n'erano dappertutto. Fu qui che facemmo conoscenza con questo oggetto, che è restato per tanti di noi l'emblema principale di quella guerra. Si vedeva subito che non era un giocattolo come sono le armi di lusso. Lisce, ben finite, coi profili acuti ed eleganti, dove si sente che tutto è calibratura, precisione e la potenza si libera in seguito a scattini netti, minuti, disumani. Il piccolo Sten non era questo. Era rozzo metallo stampato, rifinito alla buona, e spargeva i colpi in modo approssimativo. Come a tirarli a mano, una manciata alla volta, ma naturalmente molto più forte. Nello ed io fummo ricevuti da un uomo basso e tarchiato, con una folta barba nera, che chiamavano il Castagna. Era di quegli uomini positivi, sodi, pratici, di cui si sentiva istintivamente il bisogno. Disse, quasi con riluttanza, come chi si trova costretto a chiarire un punto che altrimenti non toccherebbe. Il direttore d'orchestra qua sarei io. Ci fece portare un parabello ciascuno e disse: avete pratica? Io dissi: un po'. E lui ci fece vedere i movimenti. Poi disse: è meglio non lasciarlo cadere quando non è insicura. Naturale, dissi io, per mostrarmi subito all'altezza. Può fucilarti il culo? No, disse il Castagna. Non è che può. Te lo fucila. Infallibilmente. Dipenderà da come cade, dissi io, piccato. Non dipende, disse lui. Il Castagna era uno di quelli che parlano ad agio e pare che prendano tutte le cose in dolce, ma ispirava fiducia e se le frasi erano lente, quasi pigre, le conclusioni erano in realtà perentorie. Parlando faceva un sorrisino, come uno che ne ha viste tante ed è costretto a fare lo sconto a tutto quello che si fa e si dice. Parlai col Castagna dei nostri piani di guerra.
Aveva il viso inquadrato da una barba che pareva fatta con un fastello di rovi spinosi. Non aveva teorie preconcette. L'idea generale era di spostare la gioventù dell'altipiano dai piccoli centri abitati ai greppi deserti. La guerra si sarebbe fatta secondo il bisogno, senza andare a cercarsi rogne speciali. Conoscevano bene i greppi, i boschi, la macchia, le grotte, le scafe. Ogni volta che venissero i tedeschi, contavano di cavarsela. Non occorrevano piani. «I piani confondono», mi disse il Castagna. «Vedremo in pratica». Volevo anche informarmi un po' sul loro ethos, ma naturalmente c'è lo svantaggio che in dialetto un termine così è sconosciuto. Non si può domandare ciò che ethos gavio vi altri? Non è che manchi una parola per caso, per una svista dei nostri progenitori che hanno fabbricato il dialetto. Tu puoi voltarlo e girarlo quel concetto lì. Volendolo dire in dialetto, non troverai mai un modo di dirlo che non significhi qualcosa di tutto diverso. Anzi, mi viene in mente che la deficienza non sta nel dialetto, ma proprio nell'ethos, che è una gran bella parola per fare dei discorsi profondi. Ma cosa voglia dire di preciso? Non si sa. Forse la sua funzione è proprio questa, di non dir niente, ma in modo profondo. Domandai quindi al Castagna: «Perché siete qua voi altri?» Il Castagna disse: «Come perché? Come mai vi siete decisi a venire qua?» «E dove volevi che andassimo?» disse il Castagna. Questo chiuse questa parte dell'indagine. Poi io dissi: «E quando finisce la guerra, cosa pensate di fare?» «Andiamo giù, no?» «E cosa farete quando siete giù?» «I saccheggi», disse il Castagna. «E poi, dopo i saccheggi?» Il Castagna si mise a guardarmi e disse: «Voi siete studenti, no?» Io feci segno di sì e lui disse: «Si vede subito che siete finetti. Castagna, non credi che bisognerebbe provare a cambiare l'Italia? Non andava mica bene come era prima. Si potrebbe dire che siamo qui per quello?» «A dirtela proprio giusta», disse il Castagna, «a me dell'Italia non me ne importa mica tanto». «Ma ti importerà chi comanda a Canove, no?» Canove era il suo paese. Disse che si sapeva già chi avrebbe comandato a Canove. Sentiamo», dissi. «Il sottoscritto», disse il Castagna. «Solo per qualche giorno». «Facciamo qualche settimana». «E dopo?» «E dopo andrà su un governo, no?» Gli domandai se non gli interessava che governo andasse su. Il Castagna mi disse di fargli vedere le mani. Gliele feci vedere, dalla parte delle palme, perché questa frase in dialetto vuol dire così. E lui ci mise vicino le sue. Sulle palme io avevo qualche callo, qua e là, ma recente, pallido, avventizio. Lui aveva tutta una crosta antica, scura, quasi congenita. Non erano calli, ma una mutazione dei tessuti. «Vedi», disse il Castagna, «quando va su un governo, noi altri dobbiamo lavorare». «Anche se fossero fascisti». «Eh no, per la Madonna! I fascisti non sono mica un governo!» «Già, i fascisti sono...» Cercavo una formula salveminiana. «Rotti in culo», disse il Castagna. Questo era il suo ethos. Mi disse anche cosa avrebbe fatto se per disdetta tornassero su proprio l'ora. «Allora», disse, «torniamo su anche noi. Torniamo qua». «Ottimo. Ottimo», pensavo. Thank you.
Fu in queste settimane, credo, che ci entrò così profondamente nell'animo il paesaggio dell'altipiano. In principio di esso si avvertiva piuttosto ciò che è difforme, inanimato, inerte, ma restandoci dentro e acquistando via via un certo grado di fiducia e di vigore, anche l'ambiente naturale cambiava. A mano, le parti vive, energiche, armoniche del paesaggio prendevano il sopravvento sulle altre e presto trionfarono dappertutto. E noi ne eravamo come imbevuti. Le forme vere della natura sono le forme della coscienza. Di queste cose si è sentito parlare nelle storie letterarie, ma quando si sperimentano di persona, paiono nuove e solo in seguito, riflettendoci, si vede che sono le stesse. Lassù, per la prima volta in vita nostra, ci siamo sentiti veramente liberi e quel paesaggio si è associato per sempre con la nostra idea di libertà. In molti modi è un paesaggio adatto a questa associazione. Intanto è un altopiano, uno zoccolo alto, e tutti i rilievi sono sopra questo zoccolo, ben staccati dalla pianura, elevati, isolati. Questo si sentiva fortemente lassù. Eravamo sopra l'Italia, arroccati. Poi, su questa piattaforma, c'è una gran ricchezza di forme specifiche. Non è affatto uno zoccolo informe. È un mondo organico, con le sue montagne e le sue piccole pianure e le groppe boscose. Un mondo alzato tra i 1000 e i 2000 metri, simile a questo in cui viviamo normalmente, ma vuoto, nitido, lucente. La forma più tipica, specie nel centro dell'altipiano, laddove eravamo noi, sono i piccoli circhi, i teatri naturali in cui la roccia tende a modellarsi. Certo, ci sarà qualche buon motivo geologico, ad ogni modo è così. E ce ne sono tanti, alcuni minuscoli, alcuni imponenti, ma sempre di natura umana, come teatri antichi in Sicilia, in Grecia. C'è Pascolo Magro e la roccia è lì sotto, disposta a lastre ampie e ad ogni momento affiora. I dirupetti si atteggiano in semicerchio attorno alle piccole cave, le lastre sovrapposte si slabrano in blocchi regolari, simulano gradi, scalinate, piedistalli, pezzi di colonne cadute, sei in un teatro di pietra, grigio perla e grigio rosa. In questi spazi formati, anche i gesti, i passi acquistano forma. Pare che il mondo non ti contenga soltanto, ma ti guardi. Qualche volta, capitando in uno di questi teatri, mi sedevo sui gradini vuoti, velati dal muschio e dall'erba, e stavo lì, misurando con l'occhio la piccola scena, fino alla sporgenza di roccia in fondo, dietro alla quale c'era un altro teatro così, vuoto, e dietro a quello altri ancora, in lunghe sequenze imprevedibili. Era come trovarsi tra le rovine di una città abbandonata. Le distanze erano percorribili. Ci si sentiva a proprio agio e insieme un po' eccitati. Era proprio una città, enorme, vuota e sconosciuta, ma tutta umana. È lassù che ci siamo sentiti liberi. E non è meraviglia che questi circhi, questi boschi, queste rocce fiorite ci siano passati dentro come modi della coscienza e ci sembrino ancora il paesaggio più incantevole che conosciamo. Thank you.
Alla mattina c'era il sole. L'altipiano s'era già asciugato. La Simonetta si pettinava davanti a un pezzettino di specchio che aveva. Io la guardavo e lei mi faceva le facce. La tendina celeste appariva aggraziata, serena. È roba della pace, pensavo. Adesso c'è la pace. Tutto era asciutto, tranne un senso di umido nel sedere. Ci mettemmo coi sederi al sole, a pancia in giù, sulle lastre di roccia. Io rimettevo le palle nel caricatore. Le avevo tirate fuori con la scusa di contarle. Erano belle, dorate. Ce n'era 21. «Come i tuoi anni?» dissi alla Simonetta. «Che le spariamo?» disse lei. E io dissi: «Dai!» Ci voltammo lunghi distesi e io misi il parabello in piedi tra noi due. Lei si afferrò alla canna, io posai le mani sopra le sue e, tenendo forte, guidai il suo dito sul grilletto e sparammo in aria questo mezzo caricatore. Si sentivano le palle andar via nel cielo, che era un piacere. Vincevo ridendo i rinculi. Alla fine dissi alla Simonetta: «Sai, i pezzetti della nostra vita non servono a nulla. Quello che è stato, è stato. Resta un sentimento vago, come provo io, in queste parti qui». «Che genere di sentimento?» disse lei. «Mi sento come a casa», dissi, «ma più esaltato». «Sarà perché facevate gli atti di valore?» disse la Simonetta. «Ma che», dissi, «facevamo le fughe». «Scommetto che avete fatto anche gli atti di valore qui». «Ma che atti di valore», dissi, «non vedi che ho perfino abbandonato il parabello?» «Già», disse lei. «Perché l'hai lasciato qui?» «Cosa vuoi sapere?» dissi. «Li lasciavamo da tutte le parti». «E perché?» disse la Simonetta. «San Piero fa dire il vero», dissi. «Non eravamo mica buoni a fare la guerra».